Allora, sono stato al mercato ortofrutticolo dietro casa, eh? Ho comprato un chilo di clementine, eh? Questi sono i cocomeri. Io non so se esistono i cocomeri su al nord, forse li scambiano per cetrioli. No, no, questi sono cocomeri. Sono come i meloni, come dire, le angurie, però verdi. Un chilo di fave fresche. Un chilo di fragole, vedi come sono belle. Guarda com'è bella sta fragola, guarda, guarda. E un chilo di... Stanno qui, ma non si vogliono far vedere, sono arance. Indovina quanto ho pagato? Non ci crederai. In tutto 20 euro. Ciao, che ti vado a preparare oggi? Guarda un po'. Poi ti faccio vedere come noi prepariamo le fragole. Innanzitutto si lavano, sono di terra, forse saranno state trattate, non lo so, non le regaliamo bene. Per tagli in tanti piccoli pezzi senza spaccare, poi così. Senza spaccare, questo qui si trova a terra, si spacca, si rompe e non hai fatto più niente. Oddio, hai fatto fragole e ceramica. Invece di fare fragole e ceramica, noi facciamo le fragole con succo di limone e zucchero, che diventa anche come una specie di dolce. Non lo so, tu lo mangi? Ah? Lo mangi? Non ho sentito. Parla, guarda, puoi parlare, tranquillo. Se non parli non ti sento. Opa. Insomma, si fa questo lavoro qui facendo tutte le fragole. Opa. Nel frattempo saluto tutti quanti quelli che seguono la pagina e saluto anche i miei colleghi e amici della scuola e il caro Peppe Quartulli, che ci sta seguendo, ci segue sempre, specialmente quando si tratta di mangiare. Allora, ne ho fatto questa coppa qui, l'hai vista? L'hai vista? Aspetta, questa coppa qui l'ho fatto, fragole, sì, sempre fragole. E poi facciamo limone. Aspetta che non sta direzionata bene. Eccolo qua. E si fa con il limone. Chissà quando metterò lo zucchero sopra, ci sarà la rivolta dei quelli fissati per il fitness, sai? Quelli tutti. No, lo zucchero, il diavolo, ah, lo zucchero, ah, oh, che stai facendo? No, lo zucchero. Andate a farvi una cascia, come si suol dire qui a Brindisi. Andate a farvi, perché non capite niente di gusto. D'altronde io sono tour del gusto, io Claudio. Ah, ecco qua. Si dà una spolverata di zucchero e dopo si mescola. Poi mettiamo un altro po' di limone, però ecco, cucchiaio, vedi questa qua, vedi, si mescola, sì, no, la mescoli, non è che devi fare, la mescoli, sì, fai così, mettiamo un altro po' di limone, questa è pronta per essere servita. Noi solitamente la mangiamo dopo i pasti, come dolce. Però, se hai fame, la mattina devi mangiare, cioè non è che non puoi mangiare. La mattina te la puoi mangiare. E buon appetito! Grazie.
Dai, ancora qua vado. Ma non te l'ho spento.